Urlano rumorosamente per fargli allontanare da Mediaset, ora non c'è altro da fare. Le porte chiuse per il direttore che con il suo atteggiamento hanno fatto infuriare tutti al quartier generale della Biscione. Il povero molo Silvio Berlusconi, i capelli bianchi in questo 2023 saranno sicuramente arrivati, ci sono molti che invocano il licenziamento del direttore, che presto potevano trovare le porte chiuse da Mediaset. Ormai il concorso televisivo è spietato, ormai c'è più solo Mediaset Rai fare là, ma sono state aggiunte altre emittenti televisive, per non parlare dei giganti in streaming. Questo Berlusconi e il personale affermano che si stanca tutto liscio nella loro programmi, errore e improvvisazione assolutamente contemplati. Grandi cambiamenti nella Mediaset House proprio come in Rai. I primi sconvolgimenti del programma arrivano anche a Mediaset per adattarsi alla linea politica del nuovo governo attualmente in carica. Pier Silvio Berlusconi sarebbe quindi pronto a introdurre nuovi volti nelle sue trasmissioni contro altri punto sarebbe in procinto arrivare alla condotta di Quarta Repubblica e Stasera Italia, la direttrice Nicola Porro, che avrebbe preso il posto Barbara Palombelli, che sarebbe rimasta solo in lotta con il suo forum. Mario Giordano non sarebbe più il benvenuto al di fuori del coro e potrebbe presto trovarsi senza lavoro, mentre Francesco Vecchi avrebbe in procinto di eseguire un talk show estivo che lo servirà come test per un possibile rinnovamento nel programma fisso. Finalmente, Ilary Blasi, dato il basso feedback dell'Isola del Famoso, potrebbe essere costretto a seguire le orme di Alessia Marcuzzi. Infine, verso nuove possibilità, Alfonso Signorini dovrebbe rimanere nella condotta del Grande Fratello. In questo senso, sembra che il VIP VIP la versione potrebbe presto andare in congedo a favore di ciò che vede il protagonista delle persone reali di tutti i giorni. Potremmo tornare ai tempi del tardo Taricone per capirsi. Per ora non c'è nulla di certo, dovremo aspettare nuovi conferma sulla questione. Le porte chiuse per lui, lo ha reso grande. Non c'è altro da fare, ora Enrico Papi si sta facendo bruciare in giro. Poteva trovare solo porte chiuse lui, per quanto riguarda l'emittente televisiva di Mediaset tutto quanto riguarda questa edizione dell'Isola del Famoso. Non ha fatto solo infuriare i leader e il pubblico da casa, che si chiede ad alta voce di essere gettato fuori da Mediaset, come leggiamo sui social network, ma è riuscito a realizzare il direttore dello spettacolo troppo arrabbiato. Per coloro che erano persi, Enrico Papi, mentre il voto era in corso per capire chi è stato eliminato tra Fabio De Ialis e Caldonazzo, si è alzato e ha iniziato a camminare nello studio. Precisamente per questo atteggiamento è stato assunto dallo stesso Roberto Cenci che ha esortato per sedersi, probabilmente la sua figura ha rovinato la ripresa dell'episodio. On social network, molti pensano che dopo questa brutta ESP,